Ad Agostini, presidente della Castrovillari. Buonasera. Buonasera, buonasera. Oggi Castrovillari protagonista nel tempio del calcio, uno dei tempi del calcio, per carità. Ecco, ho usato il termine giusto, protagonista, perché benché il risultato sia sicuramente bugiardo, perché non meritavamo assolutamente di perdere 3-1. Sì. Abbiamo messo in serie difficoltà in pari, proprio in serie difficoltà. Tant'è che al 40° del secondo tempo eravamo 1-1, Pundoriere e Pandolfi tutti e due fuori per infortunio. Quindi capisce bene che è stata una grande partita del Castrovillari, veramente. Sì. Quindi torniamo a casa consapevoli di avere una grande squadra, ci apprestiamo a giocare domenica prossima con la Turris, cioè siamo contenti della prestazione che hanno fatto oggi. È chiaro che si affrontava il Bari, non so se c'è rammarico a questo punto, si poteva portare a casa un punto da questa trasferta. Sì, sicuramente un punto era la nostra portata, ripeto, li abbiamo messi in serie difficoltà, che poi, dire il vero, questa grande armata del Bari non mi sembra assolutamente, perché no, ma poi a livello di gioco non mi è piaciuto per niente. Sì. Siamo stati molto, molto migliori noi. Siamo espressi molto bene sicuramente oggi a Bari. Vabbè, Bari è una tradizione importante, sicuramente hanno costruito una squadra importante fatta da tanti singoli e magari questi singoli non fanno gruppo e comunque non fanno una squadra che possa affrontare al meglio la categoria, la Serie D che il Castrovillari e tante altre compagini conoscono meglio. Beh, credo che, ripeto, noi siamo contenti della prestazione, per cui non tra le altre cose all'inizio della partita c'è stato un calcio di punizione che noi abbiamo sfruttato partendolo immediatamente andando in vantaggio e l'arbitro inspiegabilmente ci ha ancora annullato, per cui abbiamo da recriminare sicuramente su tante azioni che sono state contro di noi. Sì. Si guarda avanti, Turris, poi in trasferta Marsala, ci sarà il derby, tornerà un altro derby di Serie D, è una gara che comunque è stata anche assegnata alla passata stagione, Castrovillari-Locri, ci sarà anche questa gara tra Castrovillari, vedremo il Locri, ecco, come arriverà pure questa a sfida, anche se mancheranno due, c'è tempo anche per parlare di questa gara. Intanto la Turris, che invece è additata da tanti, non per niente lì in alto, come la squadra più forte, addirittura anche più forte del Bari. Sembra anche a me, perché io l'ho vista sia fuori casa, poi ho visto anche una partita che hanno giocato, non mi ricordo se mi sbaglio, a Rotonda, ed è sicuramente molto più attrezzata, molto più a livello di gioco, molto più forte. Sì. Quindi sarà una bella impresa anche quella di domenica prossima. Però noi giochiamo in casa, per cui abbiamo il vantaggio almeno di avere la tifoseria dalla parte nostra. Quindi. Bene, dai. L'unica cosa che mi auguro che non ci siano conseguenze per quel che riguarda Pundoriere e Pandolfi, perché diciamo, il 90% del nostro potenziale offensivo. Certo. Speriamo bene di avere l'organico al completo, anche perché dovrebbero rientrare anche della Guardia e Canale, per cui stiamo affrontandola con l'organico completo, abbiamo sicuramente più possibilità. Assolutamente sì. Grazie Agostini. Alla prossima. Buona serata. Buonasera, buon lavoro.